Grazie, ma anch'io vorrei dire la nostra, visto che c'è ancora la nostra mozione, sul problema della casa, che è un problema gravissimo e temo che purtroppo gran parte delle istituzioni o lo sottovaluti oppure ci si arrende un pochino, nel senso che anche il rimpallo di responsabilità, corretto peraltro, tra la città, la regione, il governo, la TC, eccetera, è inevitabile, però è segno forse del fatto che non si vedono tante soluzioni e forse si cerca ognuno di rimpallare un po' verso l'altro, mentre invece quello che dovremmo cercare di capire è cosa può fare ognuno per risolvere questo problema. E quindi ben venga l'idea di un fondo salvasfratti, va benissimo riproporre quello che era stato fatto 4 anni fa, anche se non crediamo che almeno per le cifre di cui si è parlato sarà una soluzione che basti a gestire un problema che appunto le cifre sono già state fatte, riguarda 4.000 sfratti per, più o meno per morosità all'anno, ma a cui rischiano di aggiungersi adesso le espulsioni dalle case popolari per gli effetti del nuovo regolamento, più forse ancora altri se verranno tagliati altri fondi dell'Unione Nazionale, cioè qui rischiamo veramente nel giro di 2 o 3 mesi di trovarci con migliaia e migliaia di famiglie in mezzo a una strada a cui le istituzioni non sanno dare una risposta. Quindi benvenga il fondo salva sfratti. Se il problema è trovare 100.000 euro, ecco, forse potremmo tagliare delle spese inutili come il direttore generale o il portavoce del sindaco, così magari li metteremo quei soldi a disposizione di un'iniziativa per un problema senz'altro più grave. Non ci piace tanto l'idea, onestamente, di andare a mendicare le fondazioni bancarie, nel senso che, certo, se le fondazioni bancarie vorranno metterci dei soldi, sono come sempre le benvenute, eccetera. Però, di nuovo, sono le istituzioni che nell'allocazione delle proprie spese devono trovare le risorse anche per gestire il problema della casa. Perché sennò mi sembra che stiamo tornando verso un modello ottocentesco di beneficenza in cui c'è il grande benefattore che gentilmente dona dei soldi per dare le case ai poveri. Mentre invece noi dovremmo essere nel XXI secolo in cui le persone hanno dei diritti e si crea un sistema sociale con cui questi diritti possono essere garantiti. Per questo noi abbiamo presentato anche una nostra mozione che appunto è lì da 6 mesi e adesso possiamo anche portare in aula in questo momento, che a prima vista sembrerà senz'altro una mozione, se volete, estremista o forse addirittura provocatoria, però propone 2 canali concreti tramite cui si possono reperire delle abitazioni. Intanto perché noi crediamo che sia sbagliata l'idea del blocco degli sfratti, perché non è detto che il proprietario della casa occupata che chiede lo sfratto sia un miliardario che non ha bisogno, che vuole solo avere dei soldi. Spesso è una persona che magari ha soltanto quell'appartamento oltre al proprio e ne ha bisogno per un figlio o ne ha bisogno perché dal reddito di quell'affitto dipende la stabilità finanziaria della famiglia, e quindi è ingiusto scaricare il costo dell'assistenza della casa sul singolo proprietario che si trova lì per caso ad avere una famiglia che non può più pagare e quindi dire beh adesso ti prendi tu i costi dell'assistenza alla casa di questa famiglia. Quello che è giusto semmai è chiedere lo sacrificio a chi può permetterselo. Per questo noi abbiamo individuato 2 canali di reperimento di appartamenti che si possono trovare in abbondanza a Torino. Uno è quello degli edifici abbandonati, perché come dimostrano anche le occupazioni abusive, a Torino ci sono non 1, 2, ma decine di palazzi interamente abbandonati da proprietari che sostanzialmente non sanno che farsene, e evidentemente non ne hanno bisogno, e magari sto parlando non di in abbandono da 6 mesi, ma di abbandono da 10, 20, 30 anni. E allora perché non trovare una formula per recuperare questo patrimonio abitativo e metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno, magari dandogli la possibilità poi autonomamente di fare lavori e quindi anche di andare a risanare delle situazioni di degrado che ci sono in giro per la città e che se non gestite appunto provocano il degrado, le occupazioni abusive e così via. E questo è sicuramente un canale. Il secondo canale è quello del grande patrimonio invenduto, costruito, mai utilizzato che c'è a Torino. Allora abbiamo autorizzato una devastazione urbanistica della città per costruire decine di migliaia di appartamenti ancora completamente vuoti. Possibile che queste società che spesso hanno centinaia, migliaia di appartamenti inutilizzati non possano metterne una quota a disposizione degli sfrattati invece di lasciarli in mezzo alla strada? Allora credo che il nostro compito sia quello di trovare le formule per arrivare a questo risultato, e chiaramente l'ideale è una formula in cui si trova un accordo per cui il comune magari ci mette le garanzie, ci mette un'assicurazione, si fa garante del fatto che magari finito un periodo temporaneo di emergenza questi edifici, questi appartamenti vengano liberati ed eventualmente ci sia un'assicurazione che copre i costi di ripristino se chi ci va a abitare magari li danneggia, cioè di creare le condizioni per. Però noi abbiamo voluto scrivere nella nostra mozione anche la parola requisizione, perché la legge e la Costituzione, l'articolo 42 della Costituzione, dicono che la proprietà privata non è un diritto infinito, la proprietà privata è limitata alla funzione di assicurare una funzione sociale. E questo è previsto anche da una serie di leggi che permettono al sindaco, e questo è stato già fatto addirittura a Roma, dai presidenti dei municipi di requisire appartamenti inutilizzati per utilizzarli per l'emergenza abitativa per un tempo determinato, addirittura questi atti sono stati impugnati, sono andati in tribunale e quelli che l'hanno fatto hanno vinto, quindi il presidente del municipio che l'ha fatto non è stato condannato, si è riconosciuto che aveva perfettamente il diritto di fare questa azione. Allora noi non auspichiamo che si cominci a andare in giro a dire quell'appartamento me lo prendo, quell'altro me lo prendo, perché non è questo il modello di società che abbiamo in mente, però non crediamo neanche che
sia civile, una città che da una parte ha migliaia di persone, migliaia di famiglie in mezzo alla strada e dall'altra ha decine di migliaia di appartamenti vuoti. Cioè in qualche modo, che sia volontario, che sia coercitivo, si deve riuscire a trovare una forma di accordo tra il patrimonio disponibile e le famiglie che ne hanno bisogno, perché se no il risultato sarà la crisi sociale. Allora il risultato è proprio dare spazio appunto all'occupazione abusive, politicizzate, quello che volete, che magari servono anche a trasmettere sfiducia nelle istituzioni, ma d'altra parte se le istituzioni non riescono a farsi carico di un problema basilare come quello della casa, ci si chiede che tipo di fiducia potrebbero mai avere i cittadini nelle istituzioni. Grazie.